Di che cosa sa una delle sette meraviglie del mondo, che è ovviamente Petra in Giordania. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di che cosa sa Petra. In realtà ho appena finito il mio viaggio in Giordania, l'ho appena concluso, ho fatto un vlog anche a riguardo, quindi ve lo lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata. È stato un viaggio pazzesco di sette giorni in cui abbiamo visto dal nord al sud, quindi praticamente tutte le cose da vedere della Giordania. E' ovviamente uno dei motivi principali per cui le persone vanno. In Giordania e per vedere una delle sette meraviglie del mondo che è. Petra, la città di Petra, la città rosa, chiamatela come volete, ma è veramente qualcosa di fantastico. Era una delle cose che volevo vedere insieme anche al Wadi room, ovvero il deserto, soprattutto la notte stellata del deserto, siccome è qualcosa che ho sempre desiderato vedere. E quindi oggi voglio parlare non solo di profumi che si sono ispirati a Petra, ma voglio parlare anche di che cosa sa Petra, secondo me, di... ho notato che ci rendono alcune cose anche a livello di profumi a Petra. Eh, cui valeva la pena parlare. Allora, prima di iniziare il video, in realtà volevo anche farvi velocemente questa menzione in area di questo brand che mi è appena arrivato e si chiama Once. Ne ho già parlato sui miei video Instagram e TikTok. Se volete darmi un'occhiata, vi lascio in descrizione. Lì pubblico tantissimi video che non posso ovviamente pubblicare su YouTube essendo un formato più lungo. Ragazzi, questi sono uno dei profumi che mi hanno, uno dei brand che mi ha colpito di più in assoluto ultimamente, non solo perché costano 40 euro e mi costano pochissimo, ma per la qualità-prezzo. Secondo me a livello di qualità-prezzo non ho mai trovato un brand così buono. Questi sono i miei due preferiti, The Sight e Josie, praticamente hanno un profumo per ogni sfaccettatura o famiglia olfattiva. Questi qua sono i miei due preferiti. The Sight un po' più maschile, speziatino, però pazzesco. Josie invece, oh la presenza che ti dà Josie è pazzesco. Ieri sera in live su TikTok ne parlavamo un ragazzo, ha comprato Josie e mi ha detto che è incredibile. Performance, complimenti e tutto. Secondo me è un brand che vale la pena. Non mi piacciono tutti loro, però capisco la questione di voler creare un profumo per ogni, eh, per ogni sfaccettatura. Questi due sono i miei preferiti. No, anche altri, tipo Lipsense che mi piace tantissimo e Explosì. Però questi due veramente ve li consiglio tanto, se volete dargli un'occhiata vi lascio in descrizione, tra l'altro con un profumo quindi spendendo 40 euro eh, vi danno in omaggio anche lo zaino, lo zaino di Once, oppure se non volete lo zaino non mi interessa vi lascio anche un codice sconto di 10 euro, quindi potete spendere 30 euro e provarlo, oppure provare direttamente il Discovery Kit e vedere se vi piace. Ecco qua, grazie ancora Once per aver sponsorizzato questa parte del video. Allora innanzitutto Amman che è la capitale ha una parte Diciamo storica. Quindi molto diversa da noi anche a livello culturale, c'è stato anche un leggero shock culturale, e quando vai nelle, nelle vie, quelle un po' più conosciute, trovi un sacco un sacco un sacco di negozietti con queste bottigliette d'oro di oli essenziali di profumi quindi tu vai dentro e praticamente loro vogliono venderti del profumo quindi ci sono tantissimi negozi di profumi e io non, non capivo perché di questa cosa e in realtà è molto tipica non ti li danno neanche da spruzzare loro prendono proprio una specie di pipetta te lo spruzzano così in aria e tu lo senti e ne hanno di vari tipi e hanno sia oli essenziali loro quindi proprio tipo monote o cose ma la maggior parte sono diciamo versioni tarocche di, di brand nostri occidentali ma penso che sia fatto apposta perché loro ovviamente vogliono spendere meno su certe cose e così e poi puoi anche sceglierti te sia il formato ma anche la bottiglia io ho preso questa bottiglia qua perché non mi interessa neanche il profumo in sé ne ho preso uno all'ud si chiamava proprio ud ed è un attar quindi è solo liquido e ho speso tipo... costava 25-30 e io ne ho... alla fine ho contrattato a 20 perché lì si contratta. E vi dico che non è neanche niente male, è molto... mi ricorda tanto quella, quella zona, quindi queste resine, questa sabbia, questo calore. Però allo stesso tempo mi piaceva come souvenir. E non so perché hanno questa cosa. E invece le persone tipiche che cosa indossano, ho notato che la maggior parte delle persone indossavano soprattutto ragazzi... Qualcosa tipo in stile ehm, di orge d'oro, Hypnotic Poison per le femmine. Invece, i maschi indossavano qualcosa o tipo un why o acqua di Gio, quindi molto maschile molto fresco oppure tanti anche qualcosa in stile eh, bulgari man in black spice bomb quel genere lì tra l'altro ho preso anche questo questo è il mio secondo souvenir una pietrina azzurra tipica e l'ho presa direttamente a petra quando sono andato a petra e mi piaceva non lo so mi piaceva aver fatto dopo aver fatto 800 scalini in una giornata in mezzo al deserto mi meritavo un souvenir che mi piacesse, non ha assolutamente nessun significato. Ma per andare su a petra, non solo c'è per arrivare alla, alla foto, quella che vedete tutti al tesoro, quindi a quella facciata bellissima, ci sono un paio di chilometri da fare, ma poi c'è tutta la città interiore da vedere con altre cose. E quando arrivi, arrivi alla fine della città sotto il sole, ci sono 800 scalini. E se vuoi andare a visitarti il monastero. Siamo andati fino a su morendo un paio di volte. E c'erano dei cose di souvenir in fondo o comunque nella via, e ho preso questo come ricordo delle fatiche di Ercole. E invece poi quando sono tornato mi hanno scritto dei brand e mi hanno detto eh, Marco, senti, noi abbiamo creato dei profumi eh, ispirati a Petra, se vuoi provarli. E ho detto va bene, quindi in realtà ho dei profumi che e actually eh, proprio sono ispirati a Petra. Uno di questi è Anima Mundi ed è Dusara, non sono assolutamente sponsorizzati, però è per farvi capire di cosa potrebbe sapere Petra, questo è molto resinoso, molto scuro, un po', un po' desertico e non mi dispiace come profumo e mi piace tantissimo la boccetta e il concetto, il nome è anche bellissimo, Secret of Ancient Times tra l'altro fatto in Italia, però quello che in realtà secondo me sa più di Petra è quello di uh, un brand di, uh, che si chiama Stefano Berlucas, voi sapete benissimo che mi piacciono tantissimo i suoi profumi, scusate se la boccetta è un po' così ma è difficilissimo pulirla e ne ha creato proprio uno che si chiama Rose de Petra tra l'altro bellissima la boccetta, mi piace un sacco e questo è un po' più antico l'ho fatto sentire alcune persone e non è piaciuto tanto quindi non è un piaccione, non è un massa peeling non è neanche fortissimo però sa veramente di quello cioè se io me lo immagino sa proprio di arabo sa proprio di, di questa rosa delicatissima ma elegantissima sa proprio della parte rosa e mistica di petra perché dovete sapere che di notte Petra, quando inizia a arrivare verso sera col tramonto, le pietre diventano sul rosa, la sabbia diventa sul rosa ed è bellissima da vedere. Tra l'altro Petra by Night, pazzesca, ve la consiglio, ne abbiamo avuto culo, che era a giorni alterni, la fanno ogni notte a giorni alterni. La camminata iniziale di due chilometri nel canyon fino alla parte di Petra, fino al tesoro, è praticamente con, con 1500 candele, quindi nel buio della notte, nella, nella camminata nel, nel SIC. Quindi nel canyon, arrivi fino al tesoro e poi c'è uno spettacolo. E questa è una rosa veramente che ricorda un po' quella cosa mistica. Poi ne ho preso anche un altro paio che in realtà non sono ispirati a Petra, ma uno è ispirato all'Oman. Comunque, ed è no, non è questo Udaquilaria. Ho sbagliato, ma è vabbè è Royal Incense è quello là, e anche quello secondo me può essere molto ispirato a quello. L'Herdoux Desert Marocain, o comunque anche. Eh, sempre di Stefano Umber Lucas, che in realtà è ispirato alla Mecca, quindi alla pietra nera della Mecca, ed è Black Gemstone, vanno tutti un po' in quella direzione quindi qualcosa di sabbioso, però un pelino luminoso. E forse questo è quello che ci assomiglia di più, come vi ho detto. Tra l'altro, un altro che mi, ha dato, mi hanno dato da Zor, Axum, di eh, Rende Saba. Ed è tra l'altro l'unico brand al mondo di profumi eh, patrimonio dell'UNESCO, per la questione storica di Rende Saba, della regina di Saba. Anche questa, ovviamente, è regina di Saba, quindi comunque si tratta sempre di più o meno le zone e le culture eh, di, quella, di quel mondo. Questo l'ha creato Dominique Ropion, e sa proprio di un profumo divino. Quindi immaginate un Chanel numero 5, però arabo, più delicato ancora, con questi fiori leggermente. Talcati, quasi un alone paradisiaco. Non lo so, è buonissimo, sa proprio della parte, diciamo, eh, rara e luccicante misteriosa pura lussuosa di eh, petra della giordania comunque ecco qua ragazzi in realtà un viaggio che mi è piaciuto tantissimo vi lascio il link in descrizione se volete dare un'occhiata al mio vlog eh, se volete avete qualsiasi domanda scrivetemi su instagram fatemi sapere voi invece se avete in mente qualche profumo del genere se volete dare un'occhiata anche a once vi lascio in descrizione anche quello iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi